Beh, un incontro stimolante, emozionante, come sempre capita quando ci si incrocia con i giovani, con i ragazzi che sono la vendemmia del futuro, usiamo questo bel termine. Oggi abbiamo parlato di Mediterraneo con loro e parlare di Mediterraneo significa ripensare al nostro paese, ripensare all'Italia e utilizzare anche il cinema come chiave di lettura del presente. Del resto l'audiovisivo fa questo, consente di aprire una gamma di emozioni, sperimentarla, manipolarla e in qualche modo interrogarsi sul proprio presente. Ho visto dei ragazzi particolarmente attenti e Giffoni è una grande sfida che si rinnova ed è un'emozione che portiamo a casa con entusiasmo. Stare a Giffoni è sempre bellissimo, poi oggi appunto avevamo un'iniziativa ancora più bella perché coinvolge l'università in un percorso non comune di conoscenza e di apprendimento per i nostri giovani. Gli audiovisivi sono per noi uno strumento di comunicazione e di apprendimento fondamentale. L'idea appunto che è venuta a Mario Esposito, l'idea di coinvolgere la Vanvitelli, in questo caso il Dipartimento di Scienze Politiche, in un percorso inusuale, quello di partecipare ad una giuria di giovani per selezionare dei cortometraggi, è un'idea modernissima e bellissima. È un'idea che dà ai nostri giovani la possibilità di esprimersi, di conoscere e di utilizzare diversi strumenti di apprendimento. D'altro canto le scienze politiche, il turismo, tutto ciò di cui si occupano le nostre facoltà va ora pienamente calato nella realtà e va messo appunto in contaminazione con un mondo che è bellissimo, quello della narrazione, quello appunto del cinema, quello dei corti in questo caso, quello del Mediterraneo che è il tema di quest'anno, che è un mare che unisce, è un mare che non deve spaventare, è un mare che ha una ricchezza enorme per una frontiera d'Europa come l'Italia, è un mare che i giovani devono conoscere anche attraverso la narrazione e anche attraverso le potenzialità di sviluppo che questo nostro paese ha e li ha anche attraverso appunto il cinema e Giffoni in questo fa un'opera meritoria e il festival appunto Sorrentino è un ulteriore elemento. Beh, in effetti quello che ho detto anche oggi al workshop, illusione della distanza, è molto simile al nostro claim, viaggio delle vicinanze. In parole diverse dicono la stessa cosa, cioè da un lato sottolineano l'importanza delle diversità, diversità come opportunità, non omologazione, ma capacità di unire le differenze, valorizzarle e costruire le tante identità. Oggi abbiamo un futuro necessariamente ricco, variegato e non bisogna assolutamente chiudersi. Ecco perché la distanza va rivista come prossemica. E qui la lettura, la chiave di lettura. Bisogna ripensare ai ruoli di centro e periferia, bisogna rivisitare gli antichi codici per scrivere un'Italia più bella, più ricca e più variegata. Questo è un tema bellissimo, un tema che ci piace perché è un tema su cui tra l'altro l'università è da sempre impegnata. Le distanze non esistono più già da un po' di tempo per i giovani e forse è dai giovani che arriva l'insegnamento più bello per capire che questo tema della distanza e dell'illusione che la distanza spesso ha è un tema su cui bisogna riflettere. Il cinema lo fa benissimo, ma lo fa benissimo anche la formazione. Ci sono dei momenti di solitudine, di allontanamento, ma il coinvolgimento che viene attraverso la formazione, attraverso appunto gli audiovisivi, è per noi fondamentale. In questo siamo partner di un percorso bellissimo nel quale noi da soli non possiamo lavorare. In questo le scienze umane, le scienze audiovisive, la narrazione che di questi temi si deve fare è un fenomeno importante, di un valore aggiunto sul quale l'università vuole collaborare, ma lo vuole fare appunto offrendo ai propri giovani e facendogli conoscere un mondo diverso e fargli capire che davvero deve rimanere solo un'illusione la distanza. Ma è importante per costruire quella cittadinanza agita, è una cittadinanza che supera i luoghi anagrafici, i dati di residenza, ma Giffoni riesce a offrire una percezione del territorio. Giffoni è un'operazione della mente, ma soprattutto del cuore. Giffoni è un'operazione di senso. Estetica, nel senso di sentire, e in questo i giovani aiutano ad avere i sensi dilatati, ad avere la capacità di immaginare un futuro nuovo e diverso, per cui da Giffoni ci è sembrato necessario parlare di Mediterraneo perché si parla di futuro e quindi il Giffoni è Mediterraneo, Sorrento è Mediterraneo, quindi siamo felici di aver costruito questo ponte tra mare e terra nel segno di una identità tutta da scrivere, da decifrare.
E poi Giffoni è la terra dei giovani, quindi la collaborazione con le università è una collaborazione che avviene in maniera del tutto automatica ed è una terra nella quale si sono ormai sperimentate, si sono sedimentate delle ricette del tutto inedite di partecipazione dei giovani alla cultura e al mondo del cinema. Noi siamo contentissimi di questa novità, per noi è una novità ma è soprattutto una opportunità, perché l'università non può rimanere chiusa, la formazione non è una scatola chiusa che si deve offrire ai giovani, la formazione è un sapere enorme, poliedrico, multidisciplinare soprattutto, scienze politiche poi di per sé offre questo tipo di multidisciplinarità, per cui davvero noi oggi qui ci troviamo a nostro agio, siamo davvero contenti e soprattutto siamo contenti di offrire ai nostri studenti, alle giovani generazioni, al futuro di questo paese, ulteriori opportunità di crescita e di apprendimento. Di essere protagonisti del presente e di essere portatori non solo di bisogni ma di skill, di capacità, di possibilità. Questo omaggio al Mediterraneo del Premio Penisola Sorrentina vuole essere anche il segno di un'antropologia positiva, cioè di ragazzi che non sono solo portatori di bisogni a cui rispondere, di domande a cui offrire contenuti, a cui dare offerte, ma anche capacità creativa. I giovani possono far tanto e a loro vorrei affidare idealmente questa bellissima frase di un critico cinematografico, Bergalà, che diceva la mia vita è stata salvata due volte, la prima volta dalla scuola e la seconda volta dal cinema. Ecco, Giffoni ha un potere salvifico, quindi viva i giovani e viva la salvezza del cinema. Ma soprattutto mi piacerebbe che capissero che devono essere liberi nell'interpretare il mondo, devono essere liberi nell'interpretare il loro futuro, devono contaminarsi con altre realtà e con altre conoscenze, non devono avere paura della conoscenza di altre realtà. Ecco, il Mediterraneo sotto questo profilo, come dicevo prima, è un mare che fa arrivare altra gente, ma verso il quale si può anche poi partire. E questo è un contest importante per i giovani, l'apertura mentale, l'idea di una formazione diversa, eterogenea, la capacità poi di muoversi in un mondo che ormai è ampissimo, non è esclusivo ma deve diventare inclusivo e lo devono fare appunto attraverso un percorso davvero più ampio di quello che noi siamo abituati a conoscere. Giffoni in questo ci dà una mano enorme.